questo spettacolo, soprattutto qui, messo in scena con regia, sotto la volta della sagrestia del Donato Bramante, a pochi metri, a pochi passi, a pochi secondi dalla Basilica delle Grazie sul Cenacolo di Vinciano, non ci riporti soltanto a quel fine 1400 in cui Leonardo e Bramante davvero qui erano, ma ci riporti a una Milano che credeva nella cultura, che era fatta di cultura, che aveva dei valori permanenti e non effimeri come spesso ogni tanto vediamo, ma dai quali ci sottraiamo. Maestro Valli viene da un passato molto remoto, eppure ha scritto molte profezie. Vuole dircene una? E andranno gli uomini e si muoveranno, i loro linguaggi. Leonardo non inventa, come si potrebbe dire, Skype, non inventa i social network, ma ripensa l'uomo, perché l'uomo con la sua memoria, la sua immaginazione è probabilmente l'opera scientifica e tecnologica più bella del mondo. Parlare di Leonardo, oppure di questa ipotetica intervista nel luogo in cui Leonardo ha vissuto insieme a Donato Bramante, ci sembrava una cosa molto bella per ricordare sia l'Expo, sia i cittadini di Milano, sia Leonardo stesso. Il 17 di agosto alle ore 20 lo spettacolo sarà aperto a chiunque vuole intervenire.